Il contrasto degli aumenti del prezzo dell'energia per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il deputato Massimiano De Toma ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Lei la parola. Grazie Presidente. Secondo il Ministro Cingolani, i rincari del prezzo dell'energia che stanno colpendo famiglie e imprese impediranno la transizione verso forme produttive ecologicamente più sostenibili, perché l'aumento del costo dell'energia rischia di avere un costo totale superiore all'intero pacchetto del PNRR. L'impiego dei fondi del PNRR sta segnando gravi ritardi per gli obiettivi da realizzare e i ministeri più coinvolti non riescono a gestire la mole dei finanziamenti e il connesso impegno amministrativo. È allarmante quanto è emerso rispetto alle risorse Fondo di sviluppo e coesione del periodo 2014-2020, che a fronte di una disponibilità di 47,5 miliardi ne ha visti impegnare 11 e pagati solo 4,2. Vogliamo sapere quindi quale iniziativa intende assumere questo governo per contrastare gli aumenti del prezzo dell'energia e al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR nel rispetto dei tempi previsti e un'ottimale allocazione delle relative Ringrazio. risorse. Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca ha facoltà di rispondere. Prego, lei la parola. Signor Presidente, colleghi deputati, rispondo agli onorevoli interroganti sulla base degli elementi forniti dal Ministro della Transizione Ecologica, impossibilità da partecipare alla seduta odierna. Nell'ambito dell'evento Italia Domani, dialoghi sul piano di ripresa e resilienza che si è svolto a Genova lunedì 7 febbraio, il Ministro Cingolani ha avuto modo di illustrare i principi, diciamo, i principali passi, i peti miliari che costituiscono la roadmap della transizione ecologica, rispondendo altresì ad alcune domande sul PNRR formulate in diretta come da corretta prassi nei confronti della stampa. Talune domande inaspettatamente hanno riguardato il futuro dell'energia e del caro bollette. Le considerazioni espresse a fronte delle questioni poste dalla stampa non hanno avuto la benché minima intenzione di associare il tema del costo delle bollette a quello dell'implementazione del PNRR, né tantomeno di correlare l'impennata dei prezzi dell'energia con un ipotetico rischio della riuscita del piano, così come erroneamente riportato da qualche articolo di stampa. Difatti, questi sono processi totalmente indipendenti che hanno differenti ruoli fra loro opposti riguardo alla crescita del Paese. L'obiettivo principale è risieduto nel puntualizzare lo sforzo programmatico di lungo termine, ovvero 2050, insito nel completamento della transizione ecologica e degli obiettivi di decarbonizzazione in cui il PNR rappresenta la fase iniziale. Con riferimento al paventato ritardo dell'attuazione della parte di PNR di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, è doveroso precisare che a fine dicembre sono stati raggiunti tutti e sette gli obiettivi del piano concordati con l'Unione Europea e che l'orizzonte è quello di conseguire gli ulteriori 11 obiettivi previsti per la fine di giugno, 4 investimenti e 7 riforme. In particolare sono stati attivati bandi per 2,5 miliardi che assegneranno risorse nei prossimi mesi a iniziative per la gestione dei rifiuti, per l'economia circolare, per la sostenibilità ambientale dei porti fra gli altri. Si precisa che nel prossimo semestre è prevista l'attuazione dei bandi per un valore di 10 miliardi di euro per realizzazioni progettuali afferenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia anche per le comunità energetiche e l'adeguamento della rete di trasmissione elettrica per le emissioni di sempre più crescenti apporti dalle energie pulite, nonché per la valorizzazione del verde urbano. Sarà posta grande attenzione alla difesa dell'ecosistema, della biodiversità mediante la digitalizzazione dei parchi, nonché l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare. In linea con quanto detto, proprio ieri è stata data definitivamente approvata in quest'Aula la proposta di legge di modifica costituzionale che ha inserito dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche e soprattutto nell'interesse delle future generazioni. Per quanto concernente iniziative per contenere l'aumento del costo dell'energia e la ripercussione delle bollette, innanzitutto non va assolutamente sottaciuto l'operato del governo che da mesi sta affrontando con rapidità e particolare attenzione con interventi a più riprese a carattere d'urgenza, compresa la legge di bilancio 2022. Sono comunque il vaglio ulteriori misure di carattere strutturale come la promozione della revisione del mercato elettrico a livello europeo, un'ulteriore accelerazione del tasso di installazione delle fonti rinnovabili di energia relative infrastrutture a fronte di processi di semplificazione. Ancora in corso di valutazione e rafforzamento dei livelli di competitività delle imprese, specie quelle in cui i processi produttivi sono caratterizzati da alto impiego di energia attraverso meccanismi di compensazione e Ringrazio, strumenti di Ministro. mercato. Chiudo, Presidente. Infine, vista la
l'attuale situazione geopolitica molto complessa, il governo sta valutando anche specifiche misure per ridurre la dipendenza del nostro paese dalle importazioni di gas naturale. Grazie. Facoltà di replicare il deputato Riccardo Zucconi. Prego, lei la parola. La ringrazio, signor Ministro, ma forse non ci siamo capiti bene. Noi le stavamo chiedendo cosa sta facendo questo governo per far sì che i benefici economici del PNRR non venissero vanificati da rincari enormi delle energie in Italia. È chiaro che si doveva andare in due direzioni. Estero, cosa sta facendo il governo per l'attivazione del gasdotto Nord Stream che viene dalla Scandinavia, che è bloccato da un paese della NATO, gli USA? Cosa sta facendo per il gasdotto EastMed che verrebbe dall'est del Mediterraneo e che è bloccato da un altro paese della NATO, che è la Turchia? Noi dobbiamo difendere i nostri interessi nazionali all'estero, è lì che bisogna agire, perché altrimenti compreremo sempre, come succedeva prima, già al 30% in più. A livello nazionale, i rigassificatori, i siti di stoccaggio, non abbiamo risposte. Le fonti rinnovabili, stiamo mettendo all'asta le nostre centrali idroelettriche che rappresentano una grande fetta delle rinnovabili. Dove sono le risposte? Fratelli d'Italia le proposte le sta facendo. Anche sul mille proroghe abbiamo chiesto di non mandare all'asta le centrali idroelettriche. Da una parte subiamo i costi dei rincari, dall'altra parte non tuteliamo le nostre risorse, quelle veramente ecologicamente sostenibili. Allora, la nostra proposta è semplice: aiuti immediati e cospicui alle famiglie che non ce la fanno più, aiuti alle imprese con le crediti imposte, rifondendo gli incrementi che da un anno in qua si stanno avvenendo sul settore dei costi dell'energia, altrimenti le famiglie saranno veramente in ginocchio e le aziende chiuderanno. Queste sono risposte, ma vanno date subito, Ministro. Ringrazio deputato Zucconi. Passiamo